Mi sentite? Spero così. No, qualcuno no. Adesso sì? Bene. Allora, cosa servono i russi? Bella domanda. Però mi sono scordato di andare avanti. Che a me piacciono le domande. L'ultimo romanzo che ho scritto parla di Anna Akhmatova. Mentre lo stavo scrivendo, una mia amica mi ha chiesto di chi era moglie già Anna Akhmatova. Bella domanda. Io le ho risposto, guarda, Anna Akhmatova ha avuto 3 mariti, ma non era lei a essere la loro moglie, erano loro che erano i mariti di Anna Akhmatova. Aveva un carattere, Anna Akhmatova, che non era mica tanto bionda, come dicono a Bologna. Quando da ragazza il padre, ingegnere navale, si chiamava Andrei Gorienka, saputo che la figlia scriveva delle poesie, le ha detto: non immischiare il nome della nostra famiglia con queste cose poco dignitose. Lei gli ha risposto: non mi serve il nome della tua famiglia. E ha scelto come pseudonimo Akhmatova, nome di una principessa tartara, soava da parte di madre, una discendente di Ahmad Khan, che, raccontava Anna Akhmatova, era un diretto discendente di Gengis Khan. Questo, dice un suo amico, Josip Brodsky, è stato il suo primo verso di successo. Brodsky, che sarebbe poi diventato premio Nobel, era uno che aveva una discreta autostima. Ed Akhmatova diceva che ogni incontro con lei era un incontro con qualcuno di significativamente migliore di te, qualcuno che, con la sola intonazione della voce, ti trasformava in un uomo sapiens. Una cosa strana, che il nome della famiglia dell'Akhmatova, Gorienka, ha come radice la parola gorie, che significa dolore in russo. Che è una cosa, mi viene da dire, che ha molto a che fare con la Russia. C'è un altro modo di dire dolore, è bol, che è forse più fisico. Gorie è il dolore spirituale, bol, quello fisico forse, si mischiano un po' poi. Ecco, parlare di Russia in questo periodo fa male. Per chi come me è appassionato di letteratura russa, questo è stato un anno e mezzo molto doloroso, e ancora più doloroso per via del fatto che il nostro dolore, rispetto al dolore vero, scatenato da questa guerra, non vale niente. C'è da vergognarsi quasi a dire io sto male, sentire parlare male della Russia. Ho detto questa cosa a Roma, alla presentazione del libro su Anna Akhmatova che ho fatto, e alla fine della presentazione si è avvicinato un signore grosso, vestito di nero, mi ha preso il braccio qua e mi ha detto: «Vasha bol, maya bol», il suo dolore è il mio dolore. Ecco, questo signore qua si chiama Boris Pasternak, è un poeta russo che secondo me era bellissimo. C'è una poetessa sua contemporanea, che si chiama Marina Zvetaeva, che diceva che la faccia di Pasternak era la faccia di un arabo e del suo cavallo. E secondo me ha questa faccia meravigliosa che somiglia un po' a cavallino. Ecco. Ecco, Pasternak non è uno dei miei scrittori preferiti, ma quando quest'anno sono stato in agosto, sono stato in Russia, sono tornato al Museo Akhmatova, dove ero stato l'anno scorso, per raccogliere il materiale per questo romanzo. L'anno scorso mi hanno fatto firmare un contratto nel quale, cioè per... io sono andato con un fotografo che è Claudio Sforza, che è quello che ha rivisto queste fotografie, che ha fatto la fotografia che sarà all'inizio e alla fine, per darci l'autorizzazione a fotografare. Mi ha fatto firmare un contratto dove io mi impegnavo, a una volta pubblicato il libro, a portargli 2 copie, e io glielo ho portato quest'anno. E mi hanno c'era una mostra di manoscritti e io ho visto il manoscritto della poesia che porta
che dà il titolo al romanzo, vi avverto che vivo per l'ultima volta. E c'era un manoscritto di Klimkin, che è il poeta su cui io ho fatto la tesi, e c'era un manoscritto di Pasternak, di una poesia, di un verso, di una poesia di Pasternak che, anche se Pasternak non è il mio scrittore preferito, quella poesia lì, in particolare un verso di quella poesia lì, ha molto a che fare con me. Io sono nato nel 1963, quest'anno ho compiuto 60 anni, e sono, rispetto alle nuove tecnologie, quello di un boomer, cioè io non sono capace. Una volta, quest'anno, dovevo andare su un sito che si chiama, non so neanche come pronunciarlo, Pago Pa, insomma quello lì per pagare la pubblica amministrazione, e per pagare una cosa per mia figlia che faceva il liceo, e io ero sicuro che non ci sarebbe riuscito. E sono andato e non ci sono riuscito. Sono andato, ho riprovato e non ci sono riuscito, ho riprovato la terza volta e non so perché ci sono riuscito. E ero così contento che l'ho scritto su Twitter e ho raccontato questo, e alla fine ho scritto come nelle favole russe. E uno sotto ha commentato, ma perché russe? Ma la smetti con queste russe? Ma perché non ti rassegni? Ecco, io me lo so, perché non mi rassegni? Me lo so che, mi sono detto, ma perché non studi il finlandese? Che come lingua è abbastanza difficile, ha 19 casi, però io ho appena compiuto 60 anni, se mi ci metto, quando ne compio 70, una bella conversazione in finlandese, magari riesco a mettermi, perché non mi rassegno? Mi sono chiesto. Ecco, mi sono successe tante cose in questi 60 anni, ma la cosa più, fisicamente, la cosa più grossa che mi è successa nell'aprile del 99. Io ho fatto un incidente in macchina in un paese in provincia di Parma, si chiama Basilicanova, dove in quel periodo abitavo, e un venerdì d'aprile, una notte tra venerdì e sabato dell'aprile del 99, ho fatto un incidente, ero dentro la macchina e la macchina ha cominciato a bruciare, io ero incastrato e mi sono ustionato in un terzo della pelle, mi ha portato al reparto grande ustionati di Parma e sono stato lì 77 giorni. I primi giorni ero in prognosi riservata perché c'era il pericolo delle infezioni, a me mancava un terzo della pelle, cioè non avevo la protezione, tutti i giorni mi dovevano lavare e dopo avermi lavato mi bendavano, ero tutto bendato. E il giorno dopo, il mattino dopo, mi dovevano rilavare, quindi dovevano staccare le vene, che di notte col sangue e col pus si erano attaccate. Io ho patito un male che non credevo si potesse patire, un male del genere. Mi davano la morfina, ho scoperto che mi piace moltissimo. Io sono così simpatico sotto l'effetto della morfina, però anche con la morfina veniva a strapparmi i capelli e tutti i giorni. Quando mi portava in una specie di gru, perché non riuscivo a camminare, dal lavaggio alla mia stanza, a me veniva in mente un verso del dottor Givago di Pasternak. Alla fine del dottor Givago ci sono le poesie di Givago, la prima poesia si chiama Amleto. Io quel romanzo lì l'avevo letto 10 anni prima e non mi era piaciuto. E mi veniva in mente l'ultimo verso, Gisno Pragini e Poglie Peritti, nella traduzione di Pietro Zetterini, che è la prima edizione mondiale del dottor Givago, la prima edizione di Feltrinelli, che è vivere una vita non è attraversare un campo. Io tutti i giorni mi dicevo dentro la mia testa, vivere una vita non è attraversare un campo. E quel verso lì, io l'ho capito solo al reparto grandi ustionati dell'ospedale maggiore di Parma nell'aprile del 99. Pasternak, da così lontano, veniva a dirmi come stavo io. E quel verso lì sono io. Io se rinuncio alla Russia, rinuncio a me stesso, e il finlandese lo studieranno poi degli altri. A me, l'ho detto tante volte, piacciono due cose che fanno piangere: la letteratura russa e le partite del padre. In agosto sono stato a Pietroburgo per scrivere un libro, ho sentito per radio prima partita del campionato di quest'anno Parma Ferrari Solo. Ho scoperto che in serie B in Russia non si può vedere neanche con VPN.
CGL, non si riesce. L'ho sentita per radio, Radio Parma, si prendeva. E dalla Russia ho scritto sui social, io tutti i giorni ci scrivo, quindi scrivo anche delle cose poco significative come questa, che ho sentito Parma per la persona. E una signora ha commentato, ma davvero ci sono dei turisti in Russia? E un'altra le ha spiegato che io vado in Russia tutti gli anni e che di solito sui social racconto quello che faccio. E quella signora lì ha risposto, ma è opportuno? Che bella domanda. C'è una rivolta. Cosa succede? Io non vi sento, fate un passaparola. Non so cosa fare. Non so cosa fare. Ma così mi sentite? Sì. Anche in fondo? Così va bene? Allora è proprio il microfono. Allora uso questo. Se risolviamo, meglio. Allora, davvero mi sentite così? Non scherzate. Non si sente, vedi? Non si sente neanche così. Si sente o non si sente? Zio piano. No? C'è chi dice di no? No, qualcuno dice di no, ma in fondo dicono di sì. Io, Bianca, non so mica di che modo. Allora, mi dicono di parlare più piano. Così si sente? Sì. Così si sente? Sì. Allora, aspetta, vediamo qua. Così si sente? Sì. Meglio o uguale? No. Invece così sì. Invece no. Ragazzi, io vado avanti. Se non sentite, arrivo. Allora, a Pietroburgo quest'anno è successa una cosa che a me mi è sembrata preziosa. L'ultimo giorno che eravamo in Russia, lì a Pietroburgo, siamo andati. Io sono andato con due miei amici, uno l'ho conosciuto, è diventato un mio amico, si chiama Alessandro Freno, l'altro Claudio Sforza, eravamo amici già da prima. E siamo andati al Museo Brodsky. Museo è un museo che hanno aperto nella casa dove abitava Josip Brodsky prima di lasciare l'Unione Sovietica e diventare premio Nobel per la letteratura. Un appartamento in condivisione al quale Brodsky ha dedicato un saggio commovente, si chiama Una stanza e mezzo. Nel 2015, la prima volta che ho accompagnato un gruppo di appassionati italiani a Pietroburgo a vedere i luoghi dove è nata la grande letteratura russa, un viaggio che si chiama Google Maps,
che appena finisce la guerra voglio ricominciare a organizzarmi. Nel 2015 ho letto su internet gli orari del museo, c'erano proprio gli orari, c'era... e ho portato 25 italiani che erano con me al numero 24 del Litieri Praspiez, sotto l'appartamento dove abitavano i Brodsky, che erano tre, insieme a altre 8 persone di altre 3 famiglie che dovevano condividere con loro un bagno e cucina. Erano le cosiddette comunalti, gli appartamenti in comune, appartamenti nobili che nel 1917 erano stati requisiti e ci mettevano una famiglia in ogni stanza e avevano il bagno e la cucina in comune. Il bucato, scritto Brodsky, veniva steso nei due corridoi che collegavano le stanze alla cucina e ognuno conosceva a memoria le mutande dei propri figli. Una cosa è opportuna. Allora, nel 2015, quando sono arrivato con le 25 persone, ho scoperto che il museo non lo avevano ancora aperto. In Russia succedono queste cose, forse succedono anche in Italia. Dopo, tutti gli anni che tornavo in Russia, chiedevo se era aperto il museo, non era aperto. Quest'anno era aperto, sono andato. Siamo entrati, ho salutato, ho chiesto in russo se si poteva visitare il museo. C'era una ragazza, mi ha chiesto in russo se avevamo prenotato. Le ho detto in russo che non avevamo prenotato. Non ci funzionano le carte di credito. Le ho detto, siamo italiani, lo so, mi ha detto lei. Ecco, pensate, quando parlo in russo si sente il mio accento italiano. Ya vas citai, mi ha detto poi lei, che significa io la leggo. Si chiama Vittoria, studia italiano e legge i miei libri. Ero così contento. Ho messo questa storia su internet e una persona su Twitter ha commentato: però la Russia ha invaso l'Ucraina e questo è un dato di fatto. Ecco, la notte prima di partire per Pietroburgo, a me succede sempre che quando parto per la Russia sono agitato. Mi sembra proprio incredibile che il giorno dopo sarò in Russia, e anche l'ultima volta ero agitato e non riuscivo a dormire e ho visto una serie televisiva che raccontava il processo tra Johnny Depp e Amber Heard, del quale io praticamente non sapevo niente. Io nell'ultimo anno e mezzo ho sentito praticamente solo notiziari russi e anche governativi. Una volta sul primo canale, Pierri Canale si chiama, una specie di Rai 1, hanno parlato del processo tra Johnny Depp e Amber Heard e hanno detto che sono stati condannati tutti e due per reciproca diffamazione. Lui deve pagare 2 milioni di dollari a lei, lei deve pagare 15 milioni di dollari a lui. Questa è la dimostrazione che in Occidente mentono tutti, ha detto il presentatore. In Occidente raccontano delle gran balle, ha detto il presentatore. Ecco, in Russia ci sono probabilmente molte persone che credono a quel presentatore e pensano che noi in Occidente mentiamo tutti. E in Occidente ci sono probabilmente molte persone che pensano che andare in Russia sia poco opportuno e che sono convinte che se si affronta l'argomento Russia, da qualsiasi parte lo si prenda, si debba dire: però la Russia ha invaso l'Ucraina e questo è un dato di fatto. Ho parlato a Pietroburgo con un ragazzo che è contrario a questa guerra, che ha protestato contro la guerra e che è stato in prigione 9 giorni nel febbraio del 2022. Gli ho raccontato che da noi, in Occidente, a Madrid, mesi fa, c'è stata una riunione della NATO. I giornalisti hanno protestato per il fatto che nel menù c'era l'insalata russa. Lui ha scosso la testa e ha detto: che coglione. Insalata russa in Russia la chiamano Salat Olivier, dal nome del cuoco di origine belga, nel cui ristorante è stata inventata negli anni 60 dell'Ottocento. E poi ho detto a quel ragazzo che io mi aspetto da un momento all'altro che vietino le montagne russe e che i russi rispondano con delle controsanzioni che vietino le montagne americane. In Russia le montagne russe si chiamano montagne americane. Ecco, noi con Claudio e con Alessandro nei giorni che siamo stati in Russia abbiamo provato a capire cosa significa per i russi la guerra. Abbiamo fatto un documentario, 10 minuti del quale dovevano uscire
ormai è la terza volta che lo rimando. Io pensavo che l'ha rimandato due volte per Piazza Pulita. Io pensavo che la terza volta, come nelle Fiamme Russe, l'avrebbero mandato. Invece non l'ha mandato. E quindi dovrebbe esserci giovedì prossimo, 10 minuti del nostro documentario su Piazza Pulita. Abbiamo intervistato una libraia, la cui libreria eravamo stati anche l'anno scorso. C'era all'ingresso della libreria di questa ragazza, in vetrina, uno slogan sovietico: Miru Mir, pace al mondo. Quest'anno è rimasta solo una parte, la parte Mir, pace. Abbiamo chiesto perché, la libreria ci ha spiegato che hanno sparato alla vetrina, all'altezza della scritta, e che loro, i librai, hanno messo la notizia in rete, che hanno aperto una sottoscrizione che in due ore ha raccolto il necessario per sostituire il vetro, e che hanno deciso di non rimettere la prima parte dello slogan come segno dei tempi in cui viviamo, ha detto la libraia. Abbiamo intervistato un celebre illustratore 92enne, abbiamo chiesto se è d'accordo sul fatto che l'arte non dovrebbe avere confini, se non trova che in questi ultimi anni i confini tra Occidente e Russia siano più sensibili, più reali, più veri, e come vive lui questa situazione. Lui ci ha risposto che è d'accordo, che un artista non conosce confini né spaziali né temporali, e che la differenza con la politica è che la politica è costretta ad avere a che fare con il presente, e che lui è molto dispiaciuto del fatto che Putin in questa faccenda non si sia consultato con lui, e che lui avrebbe avuto delle cose da dirgli. E io ho chiesto quali sono le cose che avrebbe consigliato a Putin, e lui mi ha detto che gli avrebbe consigliato una frase che c'è in una fiaba di Pushkin, e che è «Zarstvuj, Yozha Napalu», cioè governa stando con i cani, cioè non è buono. Abbiamo intervistato il biografo di Daniel Klaus, che è questo, con questa faccia, che è uno straordinario scrittore d'avanguardia. Klaus, non è biografo, uno straordinario scrittore d'avanguardia, morto di fame, in un ospedale psichiatrico, nel febbraio del 42, durante l'assedio di Leningrado. Era stato arrestato perché l'avevano accusato di aver detto che la guerra l'avrebbero vinta i tedeschi. C'era la seconda guerra mondiale, una signora era andata, aveva fatto una delazione in cui accusava Karz che in una conversazione aveva detto la guerra la vinceranno i tedeschi. E l'avevano arrestato, gli avevano chiesto se era vero che lui aveva detto questa cosa, lui aveva negato, allora l'aveva mandato all'ospedale psichiatrico come schizofrenico, e qualche mese dopo è morto di fame all'ospedale psichiatrico. Mi ho chiesto al biografo di Karz, si chiama Valery Shuminsky, se lui pensa che il drammatico caso di Karl si possa ripetere, e lui ci ha risposto: pensavamo che non potesse ripetersi, adesso sappiamo che può ripetersi. Anni fa un italianista russo che si chiama Anna Jampolskaya mi ha chiesto come mai mi piaceva tanto la Russia, e io le ho risposto: la Russia mi piace perché fa paura. Ecco, quest'anno c'è una persona con la quale non siamo riusciti a parlare, la direttrice dell'ente che ci ha invitato, il Museo Russo. Io sono andato in Russia con Claudio e Alessandro perché devo fare un libro sul Museo Russo, che è per me a Pietroburgo il museo più noto è l'Ermitage, dove c'è l'arte occidentale. Nel Museo Russo c'è l'arte russa, c'è la più grande collezione al mondo di arte russa, e una casa editrice italiana mi ha chiesto di fare un libro su un museo che mi piace, e ho scelto quel museo lì. Dal Museo Russo ci hanno invitato e ci hanno... Io ho chiesto l'invito dicendo veniamo in tre, io devo scrivere il libro, loro faranno delle foto e faranno dei video per accompagnare poi l'uscita del libro. E la direzione del Museo Russo ha cercato, io la prima cosa che ho fatto arrivato in Russia, ho cambiato i soldi, e poi con i rubli sono uscito al cambio, sono andato a comprare una scheda russa, SIM russa, montata la SIM russa, ho telefonato al Museo Russo per dire siamo arrivati, e loro ci hanno detto sì, ma voi dovete, prima che vi incontrate vogliamo sapere come volete filmare le opere, e io gli ho detto vogliamo filmare da davanti, si vede, e loro ci hanno detto sì, ma dovete dirci con cosa, cioè che strumenti avete. Allora io ho chiesto a Claudio e Alessandro di dare
specifiche delle macchine fotografiche, e le ho copiate, insomma, la sera gli ho mandate, e loro mi hanno chiesto una lettera dalla casa editrice che specificasse, cioè che testimoniasse che io veramente, cioè che non ero un mitomane, volevo scrivere un libro sul museo. Io ho chiesto, era il 22 agosto, ho chiesto all'editor di La Terza, se, gli ho scritto se sei, se sei raggiungibile, ci sarebbe questa necessità di avere una lettera. Lui mi ha risposto subito, ma stasera te la mando, me l'ha mandata una lettera in inglese, io l'ho girata al Museo Russo, poi siamo arrivati a lunedì mattina, noi mercoledì era l'ultimo giorno, e abbiamo pensato, beh sai cosa, ci andiamo noi al Museo Russo, abbiamo fatto la fila, abbiamo comprato i biglietti, abbiamo fatto un giro, lì si può filmare, abbiamo filmato, cioè, sono uscito dal Museo Russo, ho trovato una mail che della direttrice del Museo Russo che mi ringraziava per la lettera e mi diceva e mi chiedeva grazie per la lettera, però volevo sapere come volete filmare. Io le ho risposto noi la ringraziamo moltissimo, siete stati, però facendo soldi, non c'è bisogno. Ecco, l'impressione che abbiamo avuto, ed è la prima volta, io vado in Russia dal 1991, e la generosità degli studiosi di arte, di letteratura. Io nel 93 ero riuscito ad avere il telefono di Evgeny Kaftun, che era il più grande esperto vivente di arte d'avanguardia, e questo signore ha ricevuto me, che era uno studente sconosciuto, e siamo stati 2 ore nel suo studio, io gli ho raccontato la mia tesi. E io ero incantato, e questa cosa mi è successa un sacco di volte anche l'anno scorso, quest'anno no. Quest'anno io ho avuto l'impressione che la direzione del Museo Russo avesse paura di noi. Noi eravamo come se fossimo un po' radioattivi. Ecco, c'è una poesia di Raffaello Baldini, si intitola Quelli che corrono. Racconta di uno che scappa perché gli corrono dietro, si volta a guardare quelli che gli corrono dietro, gli sembra che abbiano dei coltelli, non è sicuro, e ha così paura che corre fortissimo e li semina, ma continua a correre forte lo stesso, e dopo un po' davanti a sé vede della gente che corre, che sembra che stia scappando da lui, e uno di quelli che scappano da lui si volta indietro, e a lui sembra di riconoscere uno di quelli che lo rincorrevano. Ecco, noi e la Russia mi sembra che siamo messi così, un gioco di specchi, di paure e contro paure, di sanzioni e contro sanzioni, di idiozie e di contro idiozie. Sarebbe ora che finisse presto, ma che presto non finirà. Ho paura. A me, ultimamente, anche prima, ma ultimamente mi sembra di più, mi succedono delle cose stranissime. Quest'anno, per esempio, mi hanno invitato a Ravenna a tenere l'orazione solenne in occasione del 702° annuale della morte di Dante, il 9 settembre. E io sono andato. E prima che cominciassi a parlare, il sindaco di Ravenna ha citato una frase di mio predecessore, uno che era stato chiamato qualche anno prima di me a tenere l'orazione solenne in occasione dell'annuale di Dante, era Benedetto Croce. E io ho pensato, c'è uno scrittore russo, si chiama Sergei Davlatov, quel signore qua, che ha cominciato a pubblicare che era negli Stati Uniti, dopo averci provato per tanti anni nell'Unione Sovietica, e che, una volta che i suoi libri hanno cominciato a circolare, aveva dei problemi con la propria notorietà letteraria. Quando vado in un posto e mi riconoscono, diceva Davlatov, mi stupisco. Quando vado in un posto e non mi riconoscono, diceva, mi stupisco. Sono sempre stupito. Ecco, io un po' quando per esempio propongo a una casa editrice, non so, Mondadori, un romanzo russo sulla vita di Fyodor Dostoevskij, e loro mi rispondono e mi dicono di sì, io non dico niente, ma dentro di me penso, ma siete sicuri? Voi veramente pensate che io sono capace di scrivere un romanzo sulla vita di Fyodor Dostoevskij? Sicuri, sicuri? Volete magari pensarci un altro po'? È stato quando mi ha detto di sì, non ho però detto niente, sono stato bravo. Quando Silvia Marco, biblioteca di Ravenna, mi ha scritto per propormi di tenere questa solenne conclusione il giorno del 702° anniversario della morte di Dante, io mi sono sicuro, ma non ho potuto.
E questa promozione l'ho fatta e si parte. Nessuno. E ho detto tra l'altro che io di mestiere scrivo dei libri, devo dire che la letteratura italiana contemporanea, quella dagli anni 90 in poi, conosco abbastanza bene, conosco di persona anche molti dei protagonisti, quindi stasera che è una cosa normalissima, ci incontriamo nelle feste, ci salutiamo, ci leggiamo, ci piacciamo, ci dispiacciamo, ma sui classici io devo dire sono meno preparato. Io sono laureato in letteratura straniera, specialista in lingua letteratura russa, e sono piuttosto monomaniaco come carattere. So che oltre che appassionato, sono anche uno che scrive dei libri in italiano, e mi sembra una cosa evidente, pacifica, che uno che scrive dei libri in italiano oggi, 702 anni dopo la morte di Dante, con Dante deve avere a che fare. Quindi io, anch'io, con tutta la mia monomania, ho avuto a che fare con Dante, sia direttamente che di sponda. Perché alcuni degli scrittori russi con i quali ho avuto a che fare hanno avuto anche loro a che fare con Dante. E mi hanno fatto vedere Dante da lontano. Da lontano le cose non è che si vedano necessariamente peggio, anche quando è un lontano che oggi sembra lontanissimo. La Russia. Se dovessi definire la mia relazione con la Russia, direi che sono un appassionato di letteratura russa, non sono un esperto. Sono troppo impreciso e pasticcione per essere un esperto, non sono uno studioso. Sono un appassionato. Mi sento ancora a 60 anni uno studente. Mi piace attribuirmi la meravigliosa frase della chanson de vieux amants di Jacques Brel, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être vieux, no? E che Battiato, tra l'altro, ci ha voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti, io credo, modestamente, cioè, sì, forse. L'altro giorno sono tornato alla Russia e ho ricominciato a presentare il libro. Ed ero ad Arona sulla Romagione, non c'ero mai stato e ho presentato un libro su Anna Akhmatova e Anna Akhmatova, io quando sono andato al museo Akhmatova mi hanno fatto vedere il libro sul quale Akhmatova studiava Dante, studiava l'italiano per leggere Dante, no? Quale leggeva Dante, c'erano le sue annotazioni di matita. Lei era una grande appassionata di Dante, lei conosceva il traduttore russo di Dante, e aveva un amico, del quale poi parliamo, che era anche lui un appassionato di Dante, e alla fine della sua vita sono stati degli studenti occidentali che la sono andata a trovare e hanno visto questo libro di Dante e le hanno detto, ma lei legge Dante in originale, e lei ha risposto, se leggo Dante in originale non faccio altro. Ecco, io l'altro giorno ad Arona, dopo la presentazione, sono stato presentato da Dacia Maraini, alla fine siamo andati a cena, e alla fine della cena è arrivato un signore che sembrava vestito da sindaco, infatti non so se c'è il sindaco. Ma comunque questo era vestito da sindaco. Secondo me il sindaco Riccardi non si veste da sindaco. Io l'ho conosciuto sul treno per Auschwitz e allora era assessore, mi ricordo che gli ho detto, sai cos'hai per livello? Che non sembri un assessore. Non so se sembra un sindaco. Comunque quello lì sembrava proprio un sindaco, infatti era di più, era un ex sindaco che adesso era diventato parlamentare. E ha salutato Dacia Maraini che mi ha presentato, ha detto, abbiamo appena presentato un foro onori il suo libro su Anna Akhmatova. E questo signore ha fatto una faccia come se. Che è una cosa normalissima, e io le ho detto che Anna Akhmatova è un grande poeta del Novecento, lei vuole essere chiamato poeta, e le ho detto io sono un appassionato della russa, e questo parlamentare ha detto queste cose qua in questo periodo bisogna dirle a bassa voce. E io le ho detto, guarda, io non faccio altro che dirle ad alta voce. Ma forse ha ragione che il parlamentare, certe cose in certi periodi bisognerebbe dirla a bassa voce, solo che io, a pensare a me che dico a bassa voce che mi piace la letteratura russa, mi viene in mente una parola che mi diceva mia nonna Carmela, reputazione, angemiat reputazione, diceva, non hai reputazione. Ecco, io non avrei reputazione se in questi tempi rinnegassi la letteratura russa, la cultura russa, la lingua russa, alle quali ho dedicato, con la passione della quale sono capace la maggior parte della mia vita. Farebbe bene mia nonna a
dirmi che mi ero impressione. Che io ho detto a questi signori che erano a Ravenna, c'erano i sindaci, c'erano i confaloni, e io gli ho detto, mi metto nei vostri panni, voi state ascoltando uno che sta tenendo un discorso solenne su Dante, e invece di parlare di Dante parla di sua nonna che Ravenna. Se c'entra tua nonna Carmela con Dante, potreste chiedere. E io vi risponderei che mia nonna Carmela con Dante c'entra tantissimo, secondo me. Ecco, qui sarebbe stato bene mettere una foto di mia nonna Carmela, invece ho messo... Ho messo una foto di Model Scusa, del quale la musica che avete sentito all'inizio, cioè l'inizio del Paris de Colombe, è un'opera meravigliosa e che ha avuto, quando è stata rappresentata al Teatro Marino di San Pietroburgo, ha avuto uno straordinario successo di pubblico ed è stato uno straordinario fiasco di critica. I critici, molti dei quali amici di Mussorgsky, l'hanno stroncata, come si dice, e ha fatto 8, se non sbaglio, rappresentazioni, poi basta, e dicevano di Mussorgsky che era un analfabeta. E c'è un suo amico, Prince di Corsa, che ha corretto le musiche, dopo la morte di Mussorgsky, le musiche di Mussorgsky, e le ha alfabetizzate, diciamo così, cioè le ha rese, e ascoltare è bellissimo. Poi dopo è stata riscoperta la versione originale, e adesso, anche l'anno scorso, la prima della Scala è stata Paris de Gounod, e nella versione di Mussorgsky, che è quella che avete sentito voi, e a sentire quella di Enrico di Corsico sembra che ci abbia, che Enrico di Corsico abbia spruzzato della latte. È come una signora che è uscita dalla pettinatrice, no? Che ha queste teste che così che sfidano la forza di Dio. Invece Mussorgsky era proprio così, era scaltro. Cioè, a sentire la musica di Mussorgsky, come l'ha scritta lui, viene freddo dentro. E quella lì è la Russia, è davvero una cosa che fa paura. C'è dentro una potenza che Rifico II non ha proprio idea. E, allora, uno dei versi più commoventi, più belli, più potenti di Dante, per me, da ignorante, è l'ultimo verso della Divina Commedia, l'amor che muove il sole e la stella, che è un verso che mi tocca, che mi scuote, che mi ferisce, anche se è centrato su una parola che io non dico mai. Sono queste parole, sono felicità o appunto amore, con tutti i suoi derivati, verbo amare, per esempio, sono parole che io non ho mai capito. La felicità, per esempio, io una volta ho letto che Gianni Celati ha scritto che la felicità è un concetto americano, sono stato contento, perché io non ho mai voluto essere felice, io non ce l'ho nella testa il concetto di felicità. Per non parlare dell'amore mi fa un po' impressione applicato a me. Io lo capisco quando ne parla tanto, ma dirla io il verbo amare, ti amo, ecco, io ti amo è una cosa che non ho mai detto a nessuno, ho paura che se mai lo dicessi seriamente a qualcuno mi cadrebbe la faccia. Dovrei poi raccogliere i pezzetti della mia faccia sparsi per tutta la stanza. Io non sono capace di dire ti amo, e per degli anni mi sono chiesto perché, e poi ho capito, forse, perché ho queste idiosincrasie. Perché in dialetto parmigiano la felicità e l'amore non ci sono più. Non si dice in dialetto parmigiano sono stato felice, si dice a soste bene, sono stato bene. E non si dice in parmigiano ti amo, si dice a tuoi bene, ti voglio bene. Cioè è come se la mia lingua, diciamo, avesse la coda o le radici della lingua di mia nonna, che era una signora che aveva fatto la terza elementare e che l'italiano non lo parlava, cioè lo parlava, ma c'erano delle parole, non so, il boiler, lei non riusciva a pronunciare, il boiler, lei l'ha chiamato boiler per tutta la vita, non aveva gli occhi che sono ancora in grado di pronunciare tutto voi. Quando ho raccontato questa cosa un ragazzo di Parma, lui mi ha detto, adesso capisco perché mia nonna chiama mia moglie Claudia. Mia nonna Carmela usava delle espressioni, non so, diceva è passata un'ambulanza, sirene spietate, aveva ragione, sono spietate, era eloquente che si doveva studiare, mia nonna non aveva potuto studiare, era la sedicesima di 17 fratelli e sorelle, era andata a servire a casa di un generale a 11 anni, diceva Paolo, a casa nostra c'era una miseria e quando siamo diventati poveri abbiamo fatto una festa, e io è un limite, certo, ma sono così contento di avere le radici della lingua di mia nonna Carmela. Sono così contento del fatto che il primo libro che ho pubblicato
comincia con mia nonna. Prima frase che ho pubblicato nella mia vita è: mia nonna Carmela si chiamava Carmela, che Carmela non è mica un nome, ma aveva finito i nomi, era la sua. E io sono onorato, ho detto la Ravenna, del vostro invito, anche solo per il fatto di poter pronunciare il nome di mia nonna Carmela Dall'Asta, in un contesto così nobile, con questa solenne produzione in memoria del nostro più grande poeta. A questo punto ho detto: signori, voi potreste dire bene, siamo contenti che te sei contento di pronunciare il nome di tua nonna Carmela Dall'Asta, in un contesto così. Ma ti sembra averci spiegato cosa c'entra tua nonna Carmela Dall'Asta con Dante Alighieri? E io gli potrei rispondere: no, non mi sembra averlo spiegato, ma adesso ve lo spiego. Mangio le parole. Allora, la letteratura russa, che sembra questa cosa enorme, comincia negli anni 20 dell'Ottocento. La prima grande opera è di Alexander Pushkin, è un romanzo in versi, che si chiama Evgenij Onegin, e Pushkin, perché prima, in quel periodo lì, all'inizio dell'Ottocento, i nobili russi, quelli che sapevano leggere e scrivere, parlavano in francese. Se voi leggete Anna Karenina, le ragazze nobili che sono nel romanzo si rivolgono alla mamma, la chiamano maman, non la chiamano mamma. E quelli alfabetizzati non sapevano bene il russo, cioè sapevano il russo come io sul parmigiano. Se io dovessi scrivere il parmigiano, ci sono tanti, cioè, non so come si scrivono gli accenti, ci sono dei nessi consonantici che in italiano non ci sono, non so come sono. Loro la stessa cosa. E Pushkin aveva una gnaia, una signora, una serva della terra, che era la sua nutrice e quella che, insomma, la sua tata, che era una serva della terra, si chiamava Rina Radionovna, non aveva alcun nome, era una schiava, ed è la persona della sua famiglia con la quale Pushkin andava più d'accordo. Era quella che parlava in russo, gli insegnava le fiabe, che poi lui messo in versi, sono diventate delle pagine straordinarie della letteratura russa. E questa signora, cioè, la cosa incredibile è che in Russia non ci sono i dialetti, per quanto è grande, cioè il russo di Mosca e di Pietroburgo sono divise da 700 km e quello di Vladivostok sono uguali e non si sa. E quindi la maggior parte della popolazione, che erano servi della leva, parlavano russo liberamente, no? E l'inizio, a me una volta presentavo un libro in Toscana e mi è venuto da pensare che l'inizio delle Evgenij Onegin, moi diadi san cesti pravi catagni evsciu cosa di monk on vojazzi piesa stani in ucci vitu mas di monk, che significa mio zio che aveva degli ottimi principi, quando si è ammalato per davvero ha pensato di farsi curare da tutti, che non poteva aver miglior pensiero. Quell'inizio lì, se io lo leggo in russo a un bambino russo di 5 anni che non è mai andato a scuola, quel bambino lì capisce tutto. E mi è venuto da chiedermi: e se prendo un'opera italiana contemporanea, mi è venuto in mente il 5 maggio, e lo leggo a un bambino italiano di 5 anni, cosa capisce? I fusi come i mobili, dato il mortal sospiro, stende la spoglia in memoria, tanto spiro. E ho finito la presentazione dicendo: mia figlia all'epoca aveva 5 anni. E stasera vado a casa e faccio la prova. Poi sono andato a casa e sono dimenticato. La presentazione successiva l'ho finito nello stesso modo, stasera vado a casa e faccio la prova, sono tornato a casa e mi sono dimenticato. La terza presentazione, sono andato a casa, mi sono ricordato e ho preso mia figlia, che si chiama Irma, e le ho detto: Irma, io adesso ti dico una cosa e te mi dici cosa ti capisci. E lei mi ha detto: va bene. Io ho detto: siccome immobile, dato un mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, cos'hai capito? Lei ci ha pensato un po' e mi ha detto: che lui era lì immobile che giocava a memory e respiro. Cioè, che è un bellissimo modo di tradurre, no? E che però, poveretti gli scrittori italiani dell'Ottocento, cioè non avevano una lingua. Invece la cosa straordinaria della letteratura è il fatto che hanno questa lingua che arriva negli angoli, che ha un diapason, in russo si possono dire delle cose volgarissime e delle cose di una tenerezza straordinaria.
E io ho fatto con l'Agnelli quello che un grande scrittore italiano, Giorgio Manganelli, ha fatto con la Divina Commedia. Cioè io ho letto tutto le Vieni Agnelli dall'inizio alla fine, se non capivo qualcosa andavo avanti lo stesso. Le Vieni Agnelli è veramente un po' la loro Divina Commedia, solo che è molto più recente, 1820. Manganelli scrive: leggendo la Divina Commedia d'un fiato mi rendevo conto di contrastare un'antica malsana usanza, ma di meglio non potevo fare. La mia sensazione è stata questa, che la prima lettura dovrebbe essere appunto tutta di fila e capire quel che si può capire, il resto verrà più tardi. Leggendo tutto insieme non solo non si può capire tutto, ma non è opportuno. Dante è enigmatico, almeno per una volta accettiamolo per quello che è, ha i suoi motivi per non farsi capire subito, e qualche volta per essere assolutamente impenetrabile è una corsa stremante tra luci e tenebre, stelle, lune, soli, misteriosi frammenti di edifici regali con utile occulte scritte, scrive Manganelli, richiamando, mi sembra, una cosa che diceva Malevich, quello del quadrato nero, quel pittore, in risposta alle polemiche che seguirono alla mostra pietroburghese 010, dove nel 1915 fu esposto per la prima volta il suo celebre quadrato nero. L'arte, ha detto Malevich, non vi chiede se vi piace o non vi piace, come non mi è stato chiesto niente quando sono state create le stelle del firmamento. Questo è Osip Mandelstam, straordinario poeta russo del Novecento, che con Anna Akhmatova studiava italiano per leggere Dante in originale, che diceva che la Divina Commedia, l'intero poema, è una sola strofa, unica e indivisibile, anzi non una strofa, bensì una forma cristallografica, un solido. Pensate, scrive Mandelstam, a un monumento di granito o di marmo, il cui intento simbolico sia rivolto non a raffigurare un cavallo o un cavaliere, bensì a svelare la struttura interna del marmo o del granito. In altre parole, immaginate un monumento di granito eretto per rendere onore al materiale, il granito, in qualche modo per disvelarne l'essenza. Avrete così un'idea abbastanza chiara del rapporto tra forma e contenuto nell'opera di Dante. Cioè, secondo Mandelstam, il lavoro di Dante ha come scopo di rendere onore al materiale, al granito, e il suo granito è la lingua italiana. Io non mi sono mai occupato direttamente di Dante, anni fa, la cosa che ha più a che fare con Dante, tra le cose che ho fatto io, è un libro che ho scritto per lavoro, la seconda uscita di una collana di classici riscritti da autori contemporanei. Mi ha proposto di riscrivere una cosa di Machiavelli o il Morgante di Pucci, e io ho scelto il Morgante di Pucci. Ho scritto un libro sul Morgante di Pucci, che non è una riscrittura del Morgante, non sarei stato capace, non ce ne sarebbe stato bisogno, è una rilettura del Morgante. Ho trovato un libro comprensibilissimo e incantevole, devo dire. Devo anche dire che dopo l'uscita del mio Morgante di Pucci, la collana l'hanno chiusa. Ho una certa potenza quando mi ci vuole, ma la cosa. Il personaggio che forse è la voce più singolare e più dissonante rispetto a tutti gli altri, nel contesto specialissimo del Morgante di Pucci, è uno che a me ha ricordato il protagonista di quel libro stupefacente che sono Le anime morte di Gogol, cui il protagonista, come si sa, è il possidente Cicico, Pavlo Ivanovich Cicico, che era un signore non bello ma nemmeno brutto in aspetto, né troppo grasso né troppo magro, si poteva dire che fosse troppo vecchio, però non era neanche troppo giovane, cioè un signore assolutamente medio che non si distingue in nulla dai suoi contemporanei se non per la sua gentilezza e la sua faccia tosta. Ecco, nel mondo di Morgante, nel mondo di paladini e di giganti, di re, di soldani, di principessi, di draghi, di cavalli, di cammelli e coccodrilli, questa medietà è rappresentata da un personaggio che si chiama Marmutte, il nome che si dava nel Medioevo ai fattocci di legno usati nella giostra della Quintana. Questo Marmutte era un mezzo gigante, alto 7 braccia, che se si prende il braccio fiorentino sono 4 metri 8 centimetri, cioè alto più o meno come una giraffa, cioè non troppo alto né troppo basso come l'universo di Morgante che è pieno di giganti. E conformemente alla sua attitudine di medietà, quando Morgante ti chiede in cosa crede, dimmi più oltre, io non t'ho domandato se sei cristiano o se sei saracino. E se tu credi in Cristo o in Apollino, rispose allora Marmutte, a dir il tosto, io non credo più al nero che all'azzurro, ma nel cappone, o lisso, o voglia rosso, e credo alcuna volta anche nel burro, nella cervogia
quando io no nel mosco e molto più nell'altro che il manguro, ma soprattutto nel buon vino, fede, e credo che sia salvo chi mi crede, e credo nella torta e nel tortello, l'uno è la madre e l'altro è il suo figlio, il vero pater nostro è il fegatello. Io, uno che mi dice io credo nel tortello, io sono di padre, mi apre il cuore. A leggere il Morgante è tanto più sorprendente la figura e l'enfasi che si posa nel Morgante su Morgante e Marrute, cioè su due personaggi laterali, scalcinati, sboccati e deformi, e oltre che non cristiani di nascita e non eruditi, tanto più sorprendente quest'enfasi se si considera che il poema era stato commissionato a Pubblici dalla mamma di Lorenzo il Magnifico, Lucrezia Tornabuoni. Questa cosa mi fa pensare che l'idea di Malevich vale anche nel Borgante, e che la legge che guida Pulci nella stesura del Borgante è una legge che non ha a che fare con l'utilità, con la corte, col gusto, e tantomeno col buon gusto, ma con le stelle del firmamento, viene da dire. Cioè in un certo senso con l'amore, che muove il cielo e le altre stelle, ma non necessariamente l'amore e amore, non l'amore per una donna, l'amore per Beatrice, no, l'amore per quello che si fa, che in un certo senso è un'altra Beatrice, secondo me. Per scrivere quel libro lì sul Morgante, io che sono ignorante, ho letto De Vulgari Eloquentiae di Dante, e ho ritirato fuori i miei studi su Chirico. Chirico, quel bambino qua, è un poeta futurista, a me piace, sono molto legato a questa foto qua. È un poeta futurista su quale io ho fatto la tesi, mi sembra che c'entri per molti motivi con Pulci, un po' per il fatto secondario, se vogliamo, che tutte e due non li volevano seppellire. Pulci l'ha sepolto in terra sconsacrata, Clemico l'ha sepolto in un cimitero, ma non l'hanno fatto entrare la barra dall'ingresso principale, l'hanno fatto entrare da dietro, è passato sopra lui. Un po' perché Clemico e Pulci mi sembra che scrivono delle cose che se le leggi poi ti restano attaccati, infettano in un certo senso. A me di Clemico, per esempio, lui diceva che nel Novecento non era più sufficiente il diario, ci voleva il minutaggio. Ecco, io giro sempre con dei quaderni per segnarmi le cose, scrivo sempre minutaggio, all'inizio, minutnik in russo. E, ecco, questa è un'idea che mi è tornata in mente centinaia di volte dopo che l'ho letta in Clemico. E Morgante, nei mesi di lavoro sul Morgante, ogni tanto mi veniva da pensare in endecasillabi. Avevo proprio pensieri che si organizzavano così, come l'ottava del Morgante, un po' per via che mi sembra che con tutta la diversità che sono tra russo e l'italiano, sia la lingua di Clemico che quella di Pulci rimangono quasi una matrice originaria, messo che esiste nelle due lingue. Adesso sul russo, una delle cose che mi piace moltissimo del russo è il fatto che ho detto prima che i russi la capiscono tutti, è una lingua talmente popolare che la madre della lingua russa può essere considerata Darina Radionov. Questa serva della Darina, Pskov, è la città dove i Pushkin avevano la tenuta, hanno fatto un monumento, e c'è questo monumento con questa serva della Deva con il fazzoletto in testa e gli stivali di Betulla e dietro Pushkin che le tiene una mano, e quello lì è il monumento alla madrina della lingua, che a me mi sembra che è bellissima questa cosa che Dostoevsky scriveva: se non ci fosse stata Arina Radionov non ci saremmo stati neanche noi, non ci sarebbe stato Pushkin, non ci saremmo stati neanche noi. E per l'italiano, come ho detto, la situazione è completamente diversa, tanto che quella che ho capito bene dovrebbe essere la principale scoperta della linguistica moderna, l'idea della grammatica generativa formulata dal linguista Noam Chomsky alla metà del secolo scorso. Cioè l'idea che dice che uno che è madrelingua è capace, senza bisogno di andare a scuola, di riconoscere le frasi grammaticalmente corrette e quelle scorrette. Cioè dice, in pratica, che ai madrelingua non è necessario insegnare la grammatica, basta fargli vedere che la sa. Un'idea che a me sembra bellissima e rivoluzionaria. Ecco, questa idea, con tutto che mi sembra bellissima e rivoluzionaria, io ho l'impressione che abbia un limite, cioè il fatto che nel momento in cui Chomsky la enunciava negli anni 50, non si poteva applicare a quel mondo, né a lei né ai suoi contemporanei che erano della sua stessa condizione e che erano allora la maggior parte degli italiani, pur essendo italiani non avevano come madrelingua l'italiano ma il dialetto, e quindi per capire cos'era grammaticalmente corretto o cos'era grammaticalmente scorretto aveva bisogno della scuola e delle grammatiche, che io vorrei, non sono contrario alla grammatica, alle grammatiche piacciono molto,
studiato non solo quella dell'italiano, ma anche quella del francese e del russo, ho fatto anche 7 esami di filologia, cosa da quale tengo molto. No, descrivo solo una condizione che ha fatto sì che per decenni la lingua scritta e la lingua parlata in Italia fossero come due territori distinti, uno da una parte e l'altro dall'altra. E la cosa che a me sembra incredibile è che noi, che parliamo italiano oggi, nel 2023, siamo tra i primi a trovarci in una situazione dove questa divaricazione, questa distinzione è quasi caduta. Noi ci capiamo tutti gli uni con gli altri. Il fatto che i nostri accenti, le nostre sintassi, l'ordine delle parole nelle nostre frasi indicano abbastanza chiaramente di solito da che parte d'Italia veniamo, a me non sembra un difetto ma un pregio della nostra lingua. Ma al di là dei difetti e dei pregi, non voglio dare dei giudizi, voglio dire che oggi leggere Dante Alighieri e Pucci, prevede il fatto che a un certo momento come modello per l'italiano è stato scelto Fiorentino, che per lui, per Pucci e per Dante Alighieri, Fiorentino era la loro lingua madre, era capace di parlarlo senza bisogno di andare a scuola, come dice Jones. Ecco, questo ha determinato la conseguenza che nel Morgante e nella Commedia, libri scritti più di 5 secoli fa, ci sia la nostra lingua madre, così chiara, così comprensibile, nello stesso tempo così dicibile, così parlabile, così ballabile, così cantabile e, come dice Dante, così nobile. Perché Dante, nel De vulgari eloquenza, dice che la lingua volgare è quella che, senza bisogno di alcuna regola, si apprende imitando la provincia. Abbiamo poi anche, continua Dante, oltre a questa, una seconda lingua chiamata dai romani grammatica. Questa seconda lingua è posseduta anche dai greci, da altri popoli, ma non da tutti. Poche sono d'altronde le persone che giungono alla padronanza di essa, perché non si apprendono le sue regole e non ci si istruisce in essa se non col tempo e con l'assiduità dello studio. La più nobile di queste due lingue, scrive Dante, è il volgare. Sia perché essa fu la prima, è stata usata dal genere umano, sia perché tutto il mondo ne fruisce, pur nella diversità di pronunce e di vocabolario che la dividono, sia perché c'è naturale, mentre l'altra è piuttosto artificiale. Proprio di questa lingua più nobile è nostro intento trattare, conclude Dante. Mi sembra incredibile, questa cosa me l'ha fatta notare un amico che si chiama Giuseppe Frasio, che per secoli nelle edizioni a stampa questo più nobile, nobilio in latino, è diventato più mobile, mobile. Cioè i grammatici non ce la facevano a diffondere il fatto che Dante diceva che il volgare, la lingua di mia nonna Carmela, era più nobile del latino. E Dante invece lo capiva così bene. Sapeva che quel misero dialetto parmigiano, in cui non si usano la parola amore e la parola felicità, era una lingua altissima, una lingua che per chi c'è nato dentro, quando la sente, intalsando la se strana, e la tocca come una massa dalla mano, ti si sparge nel sangue e ti tocca come una mano sotto la mano. Questa è una cosa che ha scritto Renzo Pezzani. Giacomo Cazzoni, poeta nato nel 1898 Novella di Piave, che quando ha cominciato a scrivere delle poesie ha cambiato cognome, si è chiamato Novella, scrive delle poesie in Veneto, o meglio non le scrive, le dice, è contrario a mettere per iscritto le sue poesie, che devono secondo lui vivere nell'oralità, fino a che a un certo momento non si accorge che non ce la fa più, ha la testa troppo piena di poesie. Un pomeriggio nella sua cucina si mette a dettare a sua moglie tra le trascrive, mi piace moltissimo questa scena di poesie di Novella che si trasferiscono dalla testa su un quaderno a righe la luce di una cucina veneta. In una di queste poesie Novella immagina di essere un poeta ermetico e a un certo punto c'è della gente che gli chiede: ascolta Giacomo, ma perché scrivi delle poesie in dialetto? Te sei così intelligente, sarebbero così belle le tue poesie in italiano. E lui Novella risponde con una poesia: perché scrivo in dialetto? Dante, Petrarca, quella in 10 giorni l'ho scritto in toscano, sai quale esempio. Dante, Petrarca, Boccaccio, un certo dialetto, la lingua nobilio, esattamente come Giacomo Novella e come mia nonna Carmela, se scrivesse delle poesie, se avesse scritto delle poesie. Ho quasi finito, ma all'università, tanti anni fa, ho dato un esame di storia della lingua italiana. Tra i testi che si potevano scegliere, ho scelto un celebre commento di Gianfranco Contini, un celebre soletto tanto gentile, tanto onesto, parla, donna mia, padella altrui saluta, con le lingua nel ventre mando muta, gli occhi non l'ardiscono di guardare. Se ho capito bene, Contini diceva che quel pare del primo verso, sul quale ironizzano e dice pare gentile e onesto, ma in realtà, ecco, all'epoca di Dante significa si manifesta, è, si dimostra. Io quello, ecco, sono delle cose, dei poeti che
ci sentiamo più nostri di altri. Ecco, io quell'inizio lì, quella descrizione di Beatrice, è tra le cose di Dante quella che sento più mia, insieme a Papessa Tam, Papessa Tanella, mi piace la stella, per la sua forma trasmentale come Bove Obi, Ve Obi, Pieo, Liei, Zezeo di Tiemico, la lingua Saun trasmentale, che a me ricorda la conta che facevamo in cortile a Parma quando eravamo piccoli, a Stamblan, Femini, Mutanga, Ligalistiche, Stupmari. Pensare a Parma e i cortili, quando ero piccolo mi metto una cosa che la dico poi dopo, intanto Beatrice. Ecco, Beatrice, secondo me, come ho detto, sono due almeno, le Beatrici di Dante e tutti noi. Una è la Beatrice o il Beatore, la mia si chiama Francesca, io quando parlo in pubblico di lei chiamo Togliatti perché lei ha studiato storia dell'Unione Sovietica e crede di essere un po' il migliore. Io mi ricordo la prima volta che l'ho vista, estate del 99, via San Vitale a Bologna, mi ricordo perfettamente il modo in cui vista, ho abbassato gli occhi, perché Togliatti sono delle volte che è così bella che gli occhi non arrivano di guardare. Io ho pensato che io ho un dito buono, ma se avessi avuto un udito migliore, ottimo, in quel momento, nel momento di quell'incontro con Togliatti e Beatrice, io avrei sentito il rumore degli scambi della mia vita che mi destinavano in un'altra direzione. E lei è Beatrice, siamo d'accordo, ma ce n'è un'altra di Beatrice, che è la materia di cui si occupa Dante, cioè la lingua e la poesia. Io quella l'ho incontrata all'inizio degli anni 90, nella biblioteca Guanda di Parma, e non mi ha più lasciato. E lì c'è una differenza però, perché non è una poesia nella mia lingua madre, nella lingua nobilio, la poesia in russo. La poesia, io l'ho già detto 6 o 7 volte, l'ultimo romanzo che ho scritto è su una poetessa, Anna Akhmatova, e quello prima è su un romanziere, Fyodor Dostoevskij. Quando ho cominciato a scrivere il romanzo su Anna Akhmatova ero preoccupato per la traduzione, perché tradurre i romanzi si può, si riesce, ma tradurre la poesia è un po' più complicato. E mentre scrivevo un romanzo su Anna Akhmatova, ho visto un film di Jim Jarmusch che si intitola Patterson e che parla di un autista di autobus che si chiama Patterson e vive in una città che si chiama Patterson, come 90, come voi vi chiamereste Carl, io conosco uno che si chiama Carl, che insegna russo a Napoli. Io mi chiamerei Casalecchio di Re. Vabbè, lui è un appassionato di poesia, questo Patterson, scrive poesie, legge poesie, e alla fine del film incontra un giapponese appassionato di poesia e gli chiede se lui le poesie dei poeti americani le legge in inglese o in traduzione. E il giapponese gli dice, legge le poesie in traduzione, come fa la doccia con l'impermeabile. E io ho pensato, andiamo a parlare. Dopo mi è venuto in mente l'incontro con l'altra mia Beatrice, il poeta su cui ho fatto la tesi, lui, Vladimir Tiemico, che è un poeta che mi ha cambiato la testa e mi ha dato le parole per decifrare quello che mi succede tutte le volte che arrivo in Russia. Quando alzo la testa mi rimetto una sua poesia che dice poco mi serve, una crosta di pane, un ditale di latte e questo cielo e queste luci. Io quando penso alle due donne più importanti della mia vita, mia figlia e sua mamma, mi rimetto all'inizio una poesia di Chemico che dice le ragazze, quelle che camminano, con stivali di occhi neri sui fiori del mio cuore, perché loro fanno quello, me l'ha detto lui, l'altra mia Beatrice. Ecco, io la prima poesia di Chemico della mia vita l'ho letta all'inizio degli anni 90, nella biblioteca Guanda di Parma, me lo ricordo perfettamente, io ero lì in piedi, davanti allo scaffale dei russi, ho tirato giù un'antologia di Angelo Maria Rippellino, poeti russi del Novecento, l'ho aperto e ho letto, quando stanno morendo, i cavalli e le spine, quando stanno morendo, le erbe si sentono, quando stanno morendo, i soli si spingono. Quando stanno morendo, gli uomini cantano delle canzoni, e lì, anche lì, io ho un udito buono. Ma se avessi avuto un udito migliore in quel momento, nel momento di quell'incontro con Chemico, avrei sentito il rumore degli scambi della mia vita che mi destinavano a un'altra direzione. Lì è cambiata la mia vita, io devo dire, avevo l'impermeabile, ho letto una poesia in traduzione. Io nel 99, a 36 anni, quando ho conosciuto Togliatti, mi sono trasferito a Bologna. Poi nel 2005, avevo 42 anni, per un anno sono tornato a abitare a Parma e ho ritrovato una luce per le strade di Parma, a una certa ora del giorno, che sono dei momenti che si sembra di nuotare nella luce. Che poi è la luce che quando ero un bambino, che erano le 2 del pomeriggio, che uscivo dal portone, dall'androne buio del condominio dove abitavo, e aprivo il portone e entravo nella luce, che era tempo, dalle 2 del pomeriggio fino a sera e spazio. Via Montebello in qua, tutto il quartiere, e lì, tutti i giorni, la promessa era così grande che mi andava. Ecco Dante,
quella luce di Firenze è stato condannato a perderla per tutta la vita. E mi sembra di capire quel che Dante dice a Cacciaguida, quel che a Dante dice Cacciaguida: tu lascerai ogni cosa di lettera più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello esilio pria saente. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e salire per l'altrui scala. Ecco, è duro calle lo scendere e salire per l'altrui scala. Osimandescà, quello di prima, che era un grande amico di Anna Armato, e con lei, come ho detto, studia italiano per leggere Dante in originale. Una volta erano in giro all'Emigrado, loro due, lei declamava Dante in italiano, ma Mandelstam è scoppiato a piangere. E lei ha detto: no, mi scusi, la sua voce, Pietroburgo e Dante, tutti e tre insieme, un po' troppo. Mandelstam l'acclamato diceva che quando leggeva ad alta voce le sue poesie, il cabaret, il cane randagio, la piazza delle arti di Pietroburgo, era come se si fosse alzato in volo un cielo. Ecco, Mandelstam ha dedicato a Dante un discorso che si intitola Rasgavora Dante, conversazione su Dante, il quale dice le cose molto interessanti anche sulla lingua italiana, che è secondo Mandelstam la più dadaista delle lingue romanze, con una grande fama versificatrice, un appetito animalesco da adolescente per l'armonia e un desiderio sensuale di rima, una fonetica puerile e un infantilismo bellissimo che generano un balbettio melodico che riconduce a un dadaismo originale, dice Mandelstam. E si chiede, Mandelstam, quante suole di cuoio, quanti sandali ha consumato Dante per scrivere la Divina Commedia. Questo però, io se penso a Dante, penso a quell'immagine lì, ai sandali che ha consumato, il discorso che ho fatto là, l'ho chiamato i sandali di Dante, perché Dante, per me, Dante faceva un lavoro intellettuale, solo che questa parola intellettuale, questa è un'altra delle parole che non riesco a capire. Mia nonna Carmela non ce l'aveva nel vocabolario, la parola intellettuale, e forse per quello Dante per me non è un intellettuale. Dante per me è fatica, Dante per me è duro calde, è scendere e salire per l'autoscala, è consumare dei sandali. E può essere un intellettuale per me solo nel senso che diceva Josef Brodsky, un altro grande figlio dell'esilio. E quando gli chiedo qual è il ruolo dell'intellettuale, risponde: scrivere delle cose belle. Ecco, qui finiva il discorso su Dante, pronunciato dalla Biblioteca Plassense di Ravenna il 10 settembre 2023, in occasione del 102esimo annuale di Dante. Ecco, cosa servono i russi? Che bella domanda, forse ho trovato la risposta, forse ho capito cosa mi servono i russi. Parlare di Dante.